Allora, la zeppa c'è, gli occhiali ci sono, il cilindro, il bouquet, uno sposo anni 70, perfetto. Sì, più o meno, dai, sono un po' più anni 60, ma dopo c'è un cambio anni 70, proprio hippie. Ecco, questa passione da dove nasce? Io l'ho sempre avuta perché ho una certa età, quindi sono quasi di quegli anni. La mia futura sposa, anche se più giovane, ha avuto questa idea, io ho aderito immediatamente. E i nostri amici, come vedi, ci hanno seguito in pieno, quindi è una cosa che è venuta naturale senza nessuna forzatura. Avete fatto anche notizia? Abbiamo fatto notizia, ci fa piacere perché così abbiamo movimentato un po' la giornata. Senti, ci si incammina comunque insomma ad una vita nuova, quindi al di là di questo giorno così colorato, so che nelle fedi tra l'altro avete fatto incidere la frase peace and love, quindi sì. Sarà una filosofia di vita anche nel matrimonio. Certo, questo è lo spirito con cui abbiamo intenzione di proseguire per tutta la vita e con cui abbiamo fatto venire anche tutti i nostri amici, perché noi abbiamo questa idea della vita. Arriva la sposa! Arriva la sposa! Soddisfatta di questa risposta insomma anche dei tuoi invitati? Sì, molto soddisfatta, sì. Allora, vediamo questa mise, intanto vediamo questo rosa che insomma ovviamente rosa cipria e poi insomma questo bouquet decorato con bottoni, perle, tutto molto particolare, come sono particolare io del resto. Allora, abbiamo già parlato con il tuo futuro sposo di questa filosofia anni 70 che sarà per tutta la vita, quindi ti facciamo l'in bocca al lupo. Grazie. Lei, Loris Rossi, vuole prendere in moglie la qui presente Michela Maggi? Sì, lo voglio. Lei, Michela Maggi, vuole prendere in marito il qui presente Loris Rossi? Sì, lo voglio.